Sono oltre 40 gli studenti piacentini che quest'anno, per la prima volta, arrivano all'esame di maturità in anticipo, o meglio lo fanno attraverso il liceo sperimentale in 4 anni, attivo nel nostro territorio con indirizzo linguistico al Gioia e scientifico a Respighi. Non una scorciatoia, ma un tentativo di ottimizzare i tempi e sentirsi più vicini alla vita adulta, alla realizzazione dei propri sogni. Siamo giunti alla conclusione di questo primo ciclo di sperimentazione quadriennale linguistica. E possiamo dire che quanto è stato offerto a livello didattico ha avuto grande successo. È il primo anno quindi in cui gli iscritti piacentini al percorso quadriennale affrontano la tappa della maturità. Sono molto preoccupata e agitata in vista delle due prove scritte che ci attendono per questi 2 giorni. Nonostante ciò sono molto felice e soddisfatta del percorso che questa scuola mi ha permesso di fare, permettendomi di risparmiare un anno e di entrare così un anno prima all'università rispetto ai miei coetanei. Questo giorno prima degli esami lo vivo con tanta ansia, ma anche con tanta gioia ed emozione, perché segna la fine di un percorso durato 4 anni, che è stato un percorso abbastanza complesso. E la classe quadriennale del liceo Gioia lo fa con un'ulteriore sfida, quella del cinese. Qui infatti gli alunni hanno studiato per 4 anni questa lingua complessa e variegata. Sono stati 4 anni molto belli e formativi per me, accompagnato da compagni di classe che mi hanno sempre supportato e anche professori che mi hanno accompagnato in questi 4 anni meravigliosi. Sono molto carico per la prova di domani e sono sicuro che andrà al verso giusto. Gao kao bi sheng, gao kao jia hou. Abbiamo anche intrapreso lo studio di una lingua e di una cultura a noi completamente sconosciute, ovvero quella cinese. Un bocca al lupo a tutti e zhu ta jia gao kao jia you. Auguro a tutti i futuri diplomati del liceo linguistico quadriennale del liceo Gioia di poter far tesoro di questi 4 anni appena trascorsi. 祝同学们学业有成，前程似锦。再见。